Buongiorno a Fabrizio Nucifora, Kimbo, responsabile trade marketing e marketing. E con lui parliamo ovviamente di mercato, ma cominciamo dalla novità di Aosta, dalla novità di mercato di questo momento per Kimbo, che è una novità col botto tutto sommato, nonostante il marchio sia già grosso, perché segna l'introduzione del caffè Fair Trade nel listino di un produttore di fascia molto grande. Buongiorno a tutti. Sì, grazie. In effetti una grande novità che sottolinea l'attenzione di Kimbo per il canale Ore, che è proprio il lancio di Kimbo Bio Organic Fair Trade. È un prodotto che unisce le due certificazioni, la certificazione bio e la certificazione Fair Trade, che è rivolto al canale Oreca e ha l'intenzione appunto di iniziare a segmentare all'interno di questo canale, creando offerte a valore aggiunto in grado di incontrare le esigenze di quei consumatori più attenti alle tematiche etiche quando approcciano ogni fascia di consumo. Esigenze etiche del consumatore che trovano un'importante richiesta, soprattutto in Gran Bretagna, dove per esempio le catene chiedono di poter utilizzare soprattutto, esclusivamente caffè Fair Trade. Sarà così anche in Italia? Quello che lei dice è corretto. Oggi però in Italia non vediamo una dimensione di domanda di questo tipo. Sappiamo che c'è una nicchia di consumatori più sofisticati e anche alcuni bar che, serviti da alcune torrefazioni locali, già identificano un'offerta. Noi pensiamo che questa esigenza nasca dal canale Oreca, ma non sappiamo ancora dire se diventerà così grossa come quella che lei ha citato in Inghilterra. Nel canale Oreca si punta, si intravede all'orizzonte il cosiddetto secondo macinino. L'introduzione del caffè Bio Fair Trade potrebbe segnare anche nel canale Oreca Kimbo, presidiato da Kimbo, potrebbe segnare l'introduzione del secondo macinino e l'introduzione magari di un secondo prezzo. Questa è esattamente la strategia. Come dicevo, la proposizione Bio Organic Fair Trade è una proposizione a valore aggiunto. Cerchiamo di portare all'intera filiera più valore, a partire dai produttori che appunto attraverso la certificazione Fair Trade ottengono un premio da parte di Kimbo sulle loro produzioni, ma anche, come correttamente sottolineava, all'interno del bar. Infatti questa proposizione arriva con un secondo macinino che è dato incomodato d'uso, che affianca l'altro caffè e in più arriva con l'intenzione di aumentare il prezzo dell'espresso da 1,10 euro intorno a 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro, in maniera tale che questi 10-20 centesimi rappresentino proprio il premio che il consumatore riconosce all'intera filiera. Lei, Nucifora, continua a parlare di Oreca, ma nella GDO il caffè Bio Fair Trade lo vedremo? Troppo presto per dirlo, ma nel momento in cui questa tendenza prendesse piede, noi saremo già pronti ed equipaggiati per entrare. Qual è il problema dell'entrata del Bio Fair Trade nel canale GDO? Non vediamo nessun tipo di problema al momento, diciamo che in genere si inizia a segmentare, a proporre proposizioni ad alto valore aggiunto nell'altro canale, che è più ricco, e poi a poco, quando si crea la domanda in una dimensione più marcata, si può anche entrare nella GDO, che è una cosa che a noi interesserebbe fare. Nella GDO ci sono tanti aspetti positivi, tanti aspetti negativi. Per quanto riguarda il caffè, per esempio, la mancanza della presenza diffusa del caffè in grani. Sì, è vero, è una peculiarità del mercato italiano. Il caffè in grani effettivamente attualmente è una nicchia. La decisione del consumatore italiano, spinto anche dall'industria e in collaborazione con il trade, è quello di orientarsi più sulle capsule, che rappresentano negli ultimi 20 anni la vera innovazione in questo segmento. Capsule che Kimbo presidia con un sistema proprietario, con un altro torrefattore. Come sta andando la capsula Kimbo? Va benissimo, la capsula 1, che appunto, come diceva lei, viene prodotta da noi e Illy, rappresenta un unicum all'interno del mercato, è l'unica capsula che offre un caffè espresso in 7 grammi, mentre come sappiamo le altre capsule hanno un contenuto di caffè inferiore. I numeri ci stanno dando ragione, la penetrazione delle nostre macchine e i consumi delle nostre capsule crescono di anno in anno e noi continueremo a investirci anche nel 2016. Ha citato un aspetto importante, il contenuto di caffè nelle capsule. Secondo lei il consumatore percepisce questa differenza di contenuto nelle capsule? È in grado di apprezzarla la differenza?
Dal punto di vista della sua consapevolezza, probabilmente non è oggi in grado di percepirla appieno, perché nessuna comunicazione è stata fatta in questa direzione. Organoletticamente sappiamo dalle nostre ricerche che le persone sono in grado di rendersi conto perfettamente quando diciamo il caffè arriva sotto forma di un espresso, quindi con un corpo più forte e un gusto più ricco e persistente, sotto forma di una bevanda, tecnicamente diremmo, il gusto di caffè. In ogni caso c'è spazio per entrambe le soluzioni all'interno del mercato e va riconosciuto che i torrefattori che distribuiscono capsule alternative hanno fin qui ottenuto grandissime soddisfazioni. Dalle capsule all'autogrill, perché il caffè di Autogrill è Kimbo. Recentemente avete fatto disputare ad alcuni ottimi baristi della catena Autogrill un campionato a Melito, nella vostra sede di Napoli, e avete nominato una ragazza svizzera e come miglior barista, che tra l'altro ragazza svizzera che si è esibita qui sullo stand. Come sta andando l'esperienza con Autogrill, questa vostra proposta di più di un tipo di caffè? L'esperienza è un'esperienza assolutamente soddisfacente fin qui. La competizione per nominare il miglior barista Autogrill rappresenta lo sforzo di Autogrill e Kimbo di costantemente migliorare la qualità del caffè che offriamo al bar, ed è appunto l'evento finale di un processo di formazione che annualmente Autogrill e Kimbo conducono presso i baristi in maniera addirittura bisettimanale. Dal punto di vista della segmentazione dell'offerta, stiamo sperimentando appunto insieme ad Autogrill un menu che segmenti ulteriormente l'offerta, sia per tipologie di caffè, quindi il caffè di base, il caffè alla nocciola, il caffè con diversi tipi di aromatizzazione, e anche dal punto di vista della dimensione delle tazze. Ma naturalmente non c'è soltanto l'Autogrill, sembra che questo mantra della segmentazione le piace molto. C'è un altro tipo di segmentazione ancora che fa Kimbo con la cucuma, un oggetto che sta interessando molto i giovani. Di che cosa si tratta? La cucuma è un altro, chiamiamolo così, innovativo esperimento che stiamo conducendo con Autogrill. Rappresenta la maniera tradizionale di fare un espresso alla napoletana, ma anche, altra faccia della medaglia, la possibilità di produrre un caffè nero lungo molto assimilabile o molto simile alle bevande di caffè lungo del nord Europa. Quindi tecnicamente, se riempiamo la camera dove si mette il caffè a pieno, otterremmo un certo numero di espressi; mettendo meno caffè otteniamo invece un caffè lungo per percolazione, che noi riteniamo possa attrezzare Kimbo anche nell'eventualità in cui il caffè lungo prendesse piede presso una certa fascia della popolazione italiana. Non ci sono soltanto gli Autogrill, non c'è soltanto la cucuma. Abbiamo accennato prima al mercato estero, alla Gran Bretagna in particolare. Kimbo è presente in maniera pesante in Germania, ma è anche presente in altri 68 paesi, 70 in totale. Come sta andando l'espresso italiano by Kimbo, diciamo così, all'estero? Siamo molto soddisfatti di come si sta comportando l'export in questo momento. Come diceva lei, abbiamo raggiunto la quota di 70 paesi dal punto di vista delle nostre esportazioni. I ritmi di crescita sono a doppia cifra con un 2 davanti, quindi non possiamo assolutamente, come dire, lamentarci. Meglio delle capsule. Sì, noi siamo piuttosto soddisfatti. L'espresso di Kimbo è molto apprezzato all'estero, abbiamo dei piani di espansione continui. Anche il prossimo anno marcheremo molto la nostra offerta verso l'estero. In che modo? Uno, spingendo su quelle miscele come appunto il Bioorganic Fairtrade, che è già una realtà in Inghilterra, ma in realtà noi crediamo possa viaggiare attraverso il mondo. Due, promuovendo il tipico espresso italiano nei paesi vicini alle nostre culture, ma anche nei mercati più grandi. In Europa in particolare adesso siamo entrati nella GDO in Germania e qui ci concentreremo anche per il 2016. Qual è il paese più interessante per l'export di caffè italiano? Ah, ce ne sono molti. Di sicuro la Germania è un mercato enorme. Guardando est, il Giappone è un mercato dai consumi esorbitanti già adesso. La Cina è un mercato che consumerà molto, quindi dal punto di vista delle crescite future rappresenta sicuramente qualcosa di interessante. Non sottovaluterei il Canada, dove, se consideriamo Toronto, abbiamo la terza città di italiani in assoluto, considerando anche le città italiane.
Bene, ringraziamo Fabrizio Nucifora, non andiamo oltre perché vorremmo risentirlo prossimamente per fare di nuovo il punto sulla situazione di mercato vista da Kimbo. Grazie a Fabrizio Nucifora. Grazie mille.